Prima puntata di Punto di Vista, il nostro programma del mercoledì sera un po' diverso perché ormai siamo orientati verso le elezioni del 14 e del 15 maggio. Che cosa faremo? Non faremo più la trasmissione qui all'interno del nostro studio, ma ce ne andremo in mezzo alla gente, nei quartieri, nelle strade, nelle piazze, e sentiremo quali sono i punti forti e i punti deboli. Stasera iniziamo subito con San Giovanni Cospea, due quartieri molto popolari, molto popolosi della città, oltre 10.000 abitanti. Un comune denominatore, lo abbiamo capito fin da subito, ma lo andremo a verificare: disagio e degrado sociale. San Giovanni nasce a metà degli anni 50. Sono gli anni della ricostruzione post-guerra e si tratta di un primo tentativo, il piano è dell'INA Casa, di conciliare gli aspetti architettonici con quelli sociali, anche se solo più tardi, con l'esperienza Gescal, siamo ormai a metà degli anni 60, saranno realizzate le prime strutture sociali, i negozi, i bar, un circolo ricreativo, la sezione del Partito Comunista. San Giovanni è sempre un quartiere di frontiera, marcatamente rosso, ad ovest di Terni. L'asse di sviluppo era stata l'antica via Flaminia, che nel tratto di pertinenza del comune di Terni era stata chiamata via 20 Settembre. Piccole case, per lo più ad un piano, la porta sulla strada e le chiavi nella toppa, e poi la chiesa in via Piana dei Greci, costruita nel 1967, e la mitica scuola media Benedetto Brin, di rimpetto alle elementari. Infine, tratto distintivo del quartiere, quel campetto di terra rossa costruito per tamponare quel disagio sociale che agli inizi degli anni 70 stava diventando sempre più pericoloso. Questo che vedete è quello che una volta era il parchetto di San Giovanni Alto, lo chiamavano così. Esatto. La gente è scesa oggi, quando ha saputo che saremmo arrivati, sono scesi, sono tornati in mezzo a queste sterpaglie. Una volta c'erano i giochi, una volta c'erano tante attrazioni per i bambini. La signora Maria Cristina è qui a testimoniare. Il degrado. C'era una volta un parco, Maria Cristina. C'era molti anni fa un parco gestito bene. Allo stato attuale vede lei quello che è rimasto: erbacce, no giochi, panchine tutto disastrato. E noi siamo abbandonati, cioè il comune di Terni non dà niente per aiutare questo quartiere che un tempo era popolato e adesso è un quartiere dormiente, perché non c'è più niente, non ci sono negozi, non c'è assistenza per le persone che hanno bisogno di portare i bambini a giocare. Voglio dire, non c'è più niente. Ha pienamente ragione San Giovanni, lei ha detto un quartiere abbandonato, ma abbandonato da tanto tempo, da troppo tempo, perché insieme al disagio sociale, perché di cose, dico purtroppo, ne sono accadute tante, c'è anche tanto tanto degrado. Degrado, lei, siamo in mezzo a questo che doveva essere un punto di aggregazione. Quindi i bambini, Maria Cristina, cosa fanno? Dove li portate? Guardi, io dove li portano non lo so, ovviamente sicuramente non qui. Questo è un dato di fatto, perché vede bene come fai a portare un bambino in un contesto simile. È praticamente assurdo. Non c'è più niente, non c'è secondo me neanche la voglia di aiutare questo quartiere, perché a parte il parco non ci sono strade accessibili, perché per esempio c'è mia mamma che è disabile, non la posso far scendere con il camminarello, come si chiama quello. Adesso andremo proprio lì, andremo a vedere, perché lì è davvero una situazione incresciosa. Già ci siamo venuti con AM Terni Television, ci torneremo oggi, perché queste situazioni vanno assolutamente smascherate. Sì, perché ci sono pozzanghere piene di acqua, quando piove avendo tante buche l'acqua si forma, oltre che ristagna e manda anche cattivo odore, comunque è un disastro. Le radici degli alberi che vengono fuori, perché i pini hanno le radici superiori, non vanno sotto, per cui creano quello che poi vedremo successivamente, per cui io non ho parole per descrivere questo quartiere. Perché, qui? Mi scusi, perché l'unica parola che io adopererei è una parola brutta. Una parolaccia. Ecco, per cui evitiamo. Mi eviterei, sì. Di sicuro però, Maria Cristina, San Giovanni, l'hai detto tu, mi permetto di darti del tu, perché io sono anch'io di San Giovanni, sono cresciuto in questo quartiere, quindi San Giovanni ancora una volta abbandonato.
Certo, io qui ho fatto le scuole elementari, ci ho fatto le medie, poi con le superiori ci siamo spostati, ma non era così. Era un quartiere vivibile, era un quartiere ridente, adesso è un quartiere malfamato. Sì, la storica scuola, la Benedetto Brin, le scuole elementari, il mitico campetto di San Giovanni che affronteremo anche lì, che sono anni che aspetta una collocazione. Anche perché ci sono anche tante persone anziane in questo quartiere che non hanno nessun punto di riferimento, quindi se ne stanno sole dentro casa, perché dove le metti? Il campetto di San Giovanni, quello dietro alla chiesa. Per tanto andremo tempo. Anche lì, tra un po' andremo anche lì. È tutto abbandonato a se stesso, quindi noi chiediamo aiuto ma non ce l'hanno mai dato. Grazie Maria Cristina e grazie a tutti che sono scesi proprio appena ci hanno visto. La gente è voluta venire a dire la portavoce è Maria Cristina, ma la voce è di tutti. Grazie. Grazie a voi. Siamo sempre a San Giovanni Alto, via Papa Benedetto. Adesso ci siamo spostati di qualche centinaio di metri, siamo in via Papa Benedetto 40D. Qui davvero la situazione mette paura, perché se di là il degrado, il dissesto mette veramente spavento, qui neanche si riesce a passare più con le auto. Siamo andati a sentire Stefano, un residente. Sì, come potete vedere basta spostarsi di qualche centinaio di metri, ma la situazione rimane esattamente la stessa, anzi se non peggiore. Questa è una palazzina che è stata finita nel 2013, noi ci siamo mossi un paio di anni dopo perché la situazione era già degenerata, scrivendo in comune, cercando delle risposte per capire come sistemare questa situazione. A tutt'oggi ancora di risposte non abbiamo avute. Qualche anno fa, esattamente a febbraio del 2021, grazie a un consigliere che, leggendo le nostre disavventure sui social, si è fatto avanti, abbiamo potuto fare un atto di indirizzo in consiglio comunale. Quest'atto di indirizzo è stato approvato a maggio del 2022, quindi dopo più di un anno, e a novembre del 2022, non avendo avuto ancora alcuna risposta, è stata fatta un'interrogazione al consiglio. Non abbiamo a tutt'oggi nessuna risposta riguardo a questa situazione, per cui qualche giorno fa abbiamo fatto un esposto al prefetto e stiamo aspettando che ci dicano qualcosa. Fonti ufficiose ci dicono che il comune ha valutato che noi abbiamo l'accesso al palazzo grazie a quel vialetto di un metro asfaltato, un accesso che però non è assolutamente agibile in alcuni giorni della settimana quando ci sono delle manifestazioni sportive, per cui il parcheggio si riempie di auto con parcheggi anche selvaggi e non riusciamo neanche a passare. Voglio dire che in questa abitazione, in questo palazzo, in questa residenza c'è anche un ragazzo diversamente abile e potete immaginare, poverino, il disagio che ha volendo uscire dalla palazzo. Quanti sono, Stefano, i condomini qui in questo palazzo? Ma guardi, sono 20 appartamenti e il comune, dicevo prima, una fonte ufficiosa, ancora ce lo devono mettere per iscritto, dice che non ha intenzione di spendere soldi, loro valutano 300.000 euro di spesa, una volta ci hanno detto 300.000 euro, un'altra volta 600.000 euro di spesa per mettere a posto questo, e non hanno intenzione di spendere questi soldi per fare un parcheggio per 30 residenti, anzi forse la situazione più plausibile potrebbe essere quella di interdire l'area. Ora, ditemi voi, se si interdisce quest'area, quella cassa laggiù come fa ad arrivare con le macchine? Noi stessi non avremo più questo parcheggio, saremo costretti a parcheggiare in garage, ma non solo, se deve arrivare un mezzo di emergenza dove passa? Se scoppia un incendio, laggiù ci sono sterpaglie, alberi, un camion dei pompieri dove passa? Quindi io mi auguro che questa sia stata una risposta d'istinto e che invece venga valutata come si deve questa situazione. Grazie Stefano, davvero un viaggio ci sembra nell'inferno più totale, nell'inferno di San Giovanni. Grazie. Grazie a voi. San Giovanni, un quartiere, e lo abbiamo visto, dove il disagio ma anche il degrado la fa ancora da padrona. Abbiamo visto che però ci possono essere anche alcune criticità che si sono clamorosamente trasformate. Non so se ve ne siete accorti, io sono in mezzo
al campetto rosso di San Giovanni. Questa è un'immagine storica, perché era una vita che qui in questo campetto c'erano i locchetti, era tutto chiuso, tutto al chiavistello. Questo campetto che ha rappresentato il sogno di una generazione. C'è anche un libro dal titolo I ragazzi di San Giovanni. Siamo andati ad ascoltare Dimitri Sparamonti, uno di quei ragazzi, uno di quelli forse decisivo che ha contribuito alla liberazione di questo spazio e alla realizzazione di un sogno, perché aver riconquistato il campetto di San Giovanni è davvero un sogno. Sogno o son desto? Siamo in mezzo al campetto ex di Terra Rossa di San Giovanni. Dimitri, sogni? È un sogno, infatti. Il capitolo del libro I ragazzi di San Giovanni parla proprio di un sogno che si è realizzato. È stata una battaglia dura, tu lo sai, l'abbiamo condotta insieme per liberarlo da un'occupazione, ma anche da un'arroganza. L'arroganza che difficilmente ho digerito in questi anni. Io ero 30 anni che non entravo qua dentro, circa. L'emozione è tanta. Ci abbiamo passato la vita qua dentro, abbiamo fatto di tutto, giocato, tornei, amori, divertimento. C'era l'aggregazione, c'era un clima diverso. La battaglia, come ripeto, è stata dura, 10 anni con le varie amministrazioni comunali, però siamo riusciti a farci capire, soprattutto a far capire loro che non ci saremmo arresi. Questa battaglia è stata vinta, uno perché era una cosa giusta, legalmente giusta, ma perché è stata condotta con il cuore di chi, no, ha vissuto questi momenti. Uno spazio liberato, dice Dimitri Sparamonti, uno spazio riconquistato, e in questo spazio, e questa è la notizia ormai ufficiale, sorgerà uno spazio plurifunzionale, una struttura sportiva. C'è un'associazione, l'Union Basket, presidente Pierpaolo Pasqualini, che tra poco andremo a sentire, costruiranno un qualcosa di bello, ma ci sarà spazio per gli ex ragazzi di San Giovanni, quelli meno fortunati, quelli che se ne sono andati, ma che qui, in questo campetto e in questi spazi, hanno fatto la storia. Infatti, nel nostro libro e nella nostra idea, Alberto, era un sogno diverso, cioè realizzare nuovamente il nostro campetto di Terra Rossa per il calcio. Però bisogna dire che poi c'è la realtà. In questo caso la realtà si avvicina molto al nostro sogno, perché comunque sarà uno spazio nuovo, dedicato sia al basket, ma ci sarà anche lo spazio per il calcio, che era la nostra passione. Intesteremo questo campo a due nostri amici che non ci sono più, Alberto Comandini e Alberto Poggi, e faremo anche una statua al nostro amico Picerno, no? Eroe e vittima del terrorismo a Milano. Quindi diciamo che con Pasqualini, che è il presidente della Union Basket, abbiamo trovato sintonia nei valori e piena disponibilità a realizzare tutti insieme il nuovo spazio di San Giovanni. Possiamo dire, Dimitri, possiamo annunciare in questo servizio, in questa trasmissione che stasera parlerà di San Giovanni, che sono tornati i ragazzi di San Giovanni? Non siamo mai mancati, perché effettivamente sì, ci siamo incontrati per varie scene, è tutto iniziato da una scena che abbiamo fatto qui, e poi l'idea nostra di fare un libro. Ma i ragazzi di San Giovanni, quando è il momento, ci sono, perché ci siamo sempre stati, perché siamo una generazione un po', diciamo, coriacea, ci piace lottare per quello che vogliamo avere e che è stata la nostra passione. Quindi noi ci siamo e ci saremo. Grazie Dimitri. Pierpaolo Pasqualini è il presidente dell'Union Basket Terni. Pierpaolo, abbiamo sentito poco fa Dimitri Sparamonti, uno storico di San Giovanni, uno dei ragazzi di San Giovanni, e ci ha raccontato che presto, dove era il campetto proprio lì, sorgerà uno spazio polifunzionale. Voglio che sei tu a raccontarci un po' la storia. Ciao Alberto, sì, confermo quanto detto da Dimitri.
Essenzialmente nel campetto rosso storico di San Giovanni nel 2000 ci venne l'idea di poter realizzare un qualcosa che potesse riqualificare il quartiere e potesse dare anche la possibilità alle tante famiglie presenti di poter usufruire di uno spazio che ad oggi purtroppo è un pochino abbandonato. E per questo motivo io faccio parte, sono il presidente dell'associazione di basket, avevamo la necessità di avere un campo polifunzionale per fare la nostra attività giovanile, che poi tra le altre cose ha anche la partecipazione di tanti ragazzi e quindi di famiglie presenti in questo quartiere. E quindi ci venne l'idea di chiedere al comune uno spazio per poter realizzare questa struttura. Grazie alla disponibilità del comune, dell'assessorato allo sport, si è parlato dello spazio qui a Piazzale Senio, e da lì è partito un iter per cui ci ha visto protagonisti nel bando di sport e periferie per la realizzazione di questa struttura. Bando che abbiamo vinto, ma che non è stato finanziato per motivi burocratici legati alla differenza di contributo tra nord e sud, che però grazie alla bontà del progetto il comune ha ritenuto opportuno presentare la domanda per il piano per il PNRR, e il bando ha vinto anche lì il finanziamento e il contributo, e quindi si vedrà finalmente la realizzazione di quello che per noi è un sogno e credo che anche per il quartiere sia sicuramente un'infrastruttura che può non far altro che qualificarlo, soprattutto dare la possibilità, come dicevamo prima, alle tante famiglie, ai tanti residenti di poter vivere un parco che secondo me è bellissimo. Quindi Pierpaolo, al di là dell'aspetto sportivo, che è importante, c'è anche un aspetto sociale, perché noi stiamo facendo proprio il giro del quartiere, ancora tanto degrado, ancora tanto disagio. Sì, di base principalmente è questo. Purtroppo l'idea nel 2020 venne in mente anche perché ci fu quell'evento tragico dei due ragazzi. Esatto. Proprio qui dove siamo, l'evento tragico di cui, permettimi, Pierpaolo, proprio qui in questa piazzetta, quella fontanella, ci fu quell'evento tragico di Flavio e Gianluca. Esatto. Scusami, ma era giusto precisare, interromperti, perché ci troviamo proprio nel punto cruciale. Sì, di base ecco, presi purtroppo anche da questo evento tragico, io in prima persona, ma non solo io, avevamo pensato di rendere questo quartiere molto più vivibile e soprattutto per le potenzialità che ha. Io non sono un residente del quartiere, ho avuto la fortuna di frequentarlo per una decina d'anni grazie a delle amicizie. E ho sempre pensato che San Giovanni fosse comunque una periferia che però è molto vicina al centro, comodissima da raggiungere, e quindi mi auguro che questa realizzazione del campo polifunzionale possa dare a tutti, perché poi ci sono anche le piste ciclabili dal centro per le quali è facilissimo arrivare sul posto, possa dare sfogo e possa essere, ripeto, un posto vivibile per le famiglie, per i ragazzi, per i bambini, per i residenti del quartiere, per tutti. Quindi Pierpaolo Pasqualini, tutto risolto anche con gli ex ragazzi di San Giovanni che sentivano questo spazio loro? Assolutamente sì, io non sapevo assolutamente che i ragazzi di San Giovanni avessero un'esigenza particolare di rivivere il campetto che ha visto crescere centinaia di ragazzi ai tempi, e che quindi dove sono cresciute tantissime generazioni. Quando ho saputo del desiderio dei ragazzi di San Giovanni di poter dedicare uno spazio a chi aveva vissuto questo campetto, io non ho fatto altro che accettare la proposta, ma anche perché credo che non ci sia stato da parte di nessuno il desiderio o no, l'impegno di dire no, questa è casa nostra, assolutamente no. Anche perché, e questa è la notizia importante, il progetto è vero che è partito da noi, è vero che è stato realizzato grazie al nostro contributo, alla nostra passione e ai nostri progettisti che hanno aiutato e ci hanno aiutato per fare il progetto, ma in questo momento il progetto è passato al comune, quindi è una struttura che poi sarà comunale, quindi di conseguenza mi auguro che non ci siano assolutamente problemi, ma non vedo perché ce ne debbano essere, anche perché questa struttura rimane nel quartiere San Giovanni e credo che debba essere vissuta soprattutto da loro. Sì, di quei ragazzi diceva Pierpaolo Pasqualini, lo diceva anche Dimitri Sparamonti, che se ne sono andati troppo presto. A tutti loro ci sarà uno spazio da dedicare, ad Alberto Poggi, indimenticabile, fuori classe del quartiere,
ad Alberto Commandini e all'eroe nazionale Stefano Picerno, ma a tanti altri ragazzi che se ne sono andati troppo presto. San Giovanni, lo abbiamo sempre detto, ripetuto, il quartiere popolare per eccellenza. Ma non è proprio così, a San Giovanni abitano anche dei professionisti. Ne abbiamo incontrato uno quasi per caso, in prossimità del campetto, il dottor Giuseppe Fatati. Fatati abita in via Salemi, quella che una volta era definita la via, il quartiere degli artisti. Dottore, questo rapporto con questo quartiere tanto, forse troppo, bistrattato. È un rapporto sicuramente positivo per come si vive, sicuramente di disagio da una parte per come però è stato gestito e come fino adesso almeno è stato gestito. Sicuramente il recupero funzionale di questa zona del parco, che è la parte più disagiata, avrà un effetto fortemente positivo sul quartiere. Chi è abituato come me a utilizzare questa via per andare al centro commerciale o per andare dal venditore di frutta, si rende conto che è impossibile camminare sul selciato perché ci sono delle pietre che in realtà rendono tecnicamente impossibile una viabilità normale. Ci sono poi altre due zone su cui intervenire: la copertura del canale del canale di Stroncone, il canale Cervino che abbiamo alle spalle, in cui c'è la disponibilità, e penso a breve interverrà il Tevere Nera per sistemare, perché è una zona di grande pericolo per i bambini che vanno a scuola. E l'altro punto nevralgico è lo spazio intorno alla chiesa. La chiesa, dottore, di San Giovanni Battista, una volta che era punto di ritrovo per i giovani, c'era un circolo, il circolo Colbe, negli anni passati, adesso c'è più poco, quasi o nulla. Il nuovo parroco Don Gianluca sta cercando di fare tante cose. Certo, c'è bisogno dell'aiuto di tutti per migliorare proprio la zona fisica, la parte fisica che sta intorno alla chiesa, che è completamente abbandonata e che è ricettacolo di tante cose. Quindi una serie di interventi che portino il quartiere a ritornare quella zona vivibile, quel quartiere degli artisti, che era questo dietro alle nostre spalle, che ha visto nomi importanti come Ciaurro, Mirimao, De Santis, Fatati. L'ex sindaco Ottaviani. Ottaviani, proprio di fronte a casa mia abitava l'onorevole Ezio Ottaviani, quindi persone di grande spessore, di grande buona volontà e che hanno amato molto questa zona. Luca Traversi è uno che risiede ancora a San Giovanni, ma ha vissuto gli anni proprio epici, storici del quartiere. Ex consigliere di circoscrizione, Luca, San Giovanni, passano gli anni, ma il degrado, ma il disagio, ma anche le risorse, che dobbiamo dirla tutta, restano un po' gli stessi. Allora Alberto, tanti ricordi in questo campetto, qui ho mosso i primi passi nel calcio, e ho conosciuto tanti amici, tante persone. Tu eri un protagonista di primo livello in quegli anni, ogni tanto con gli amici se ne parla. Quest'area è degradata, ma se uno la guarda con occhi diversi è anche un'area di pregio, perché vicino alla scuola c'è il verde pubblico, c'è un parco che andrebbe recuperato e valorizzato, c'è un centro commerciale di assoluto interesse, dietro c'è il ciclodromo. Per cui sicuramente è un'area ben studiata e pensata. E se devo parlare delle problematiche del quartiere, si conoscono. San Giovanni, che va verso via 20 Settembre, è pieno di esercizi commerciali, quindi la vivibilità è diversa, è pieno di attività che lo rendono più vivibile, più fruibile. C'è una comunità diversa di persone che interagisce, parla e vive in un certo modo. La parte invece in alto, vicino a via Papa Benedetto, via Liutprando, c'è dei problemi annosi, esercizi commerciali ridotti al lumicinio, la questione dell'area dell'Ader con nessuna manutenzione. Resistono delle presenze importanti e significative, alcune attività commerciali che prima citavo, la presenza della chiesa e della parrocchia,
però nei quartieri è evidente una politica negli anni di abbandono, di tralasciare quelle giuste manutenzioni e quelle giuste attenzioni che sono indispensabili, e quindi i giovani sono un po' la risorsa che manca, la risorsa che tutti in qualche modo cercano e auspicano. Luca, ma noi vorremmo concludere, perché abbiamo parlato di tante criticità, di tanti disagi, vorremmo concludere con un messaggio di speranza. Prima abbiamo intervistato, abbiamo ascoltato Pierpaolo Pasqualini, presidente dell'Union Basket, la società che gestirà tutta l'area dell'ex campetto. Abbiamo sentito un altro ragazzo, ex ragazzo di San Giovanni, Dimitri Sparamonti. Presso nell'ex campetto rosso sorgerà una struttura importante che dovrà tornare nelle intenzioni ad essere un punto di aggregazione. È quello che aspettiamo, il recupero e riutilizzo nel modo migliore di quest'area qui. Dedicato a queste attività sportive, molte altre ne potranno essere individuate e applicate a quest'area. Credo che ci siano delle speranze, diventerebbe un'area di assoluto interesse per tutta l'area di Terni Sud, e speriamo che dia vitalità e risorse nuove al quartiere, dove insistono anche delle ollus e delle associazioni che potrebbero interagire in favore dei giovani e di un recupero dei quartieri al meglio. Siamo in conclusione di questo viaggio. Stamattina abbiamo parlato di un viaggio nell'inferno di San Giovanni, però dicevamo con Luca Traversi che presto qui nell'ex area, dove una volta c'era il campetto di Terra Rossa, sorgerà una struttura importante. Questa testimonianza che San Giovanni non vuole assolutamente morire, San Giovanni vuol rinascere, che la speranza è davvero l'ultima a morire e che uniti tutte le associazioni, diceva Traversi, le Ollus, le associazioni, la parrocchia, i circoli, tutti insieme possono trasformare un quartiere dove il depauperamento è latente, un impoverimento su tutti i profili. È così, Luca? Certo, è bene concludere con un messaggio di speranza, di rinascita di questa zona, che possa ritornare a essere attrattiva per chi ci abita e per chi magari ha intenzione di venire, e attrattiva per i giovani. E ci sono le risorse e le possibilità. Deve essere presente la sensibilità delle istituzioni e di tutti perché ciò si possa realizzare. Stefania Tommasi è un'altra residente di San Giovanni. Lei ha la sua vive in largo Augusto Mezzetti, probabilmente una delle criticità più importanti del quartiere. Stefania, anche lì mi sembra che il degrado ha raggiunto punte elevate. Sì, diciamo che io abito lì da 27 anni. Questi palazzi, premetto che hanno circa 60 anni. Sono state solo fatte piccole manutenzioni. In questo ultimo anno ci siamo accorti, io parlo a nome anche del quartiere, ci siamo accorti che i marciapiedi piano piano stanno sprofondando. Attraverso un gruppo social chiamato Terni Malandata è stato segnalato questo degrado, questi marciapiedi che si stanno sfondando. E San Giovanni Alto pure è una situazione che attenzioniamo anche con noi come gruppo. C'è un degrado anche a San Giovanni Alto, a partire dai giardini. E gli è stato scritto più volte anche per questa situazione, ma l'ATER al momento è assente, non so. E poi devono controllare anche chi mettono dentro i palazzi, nel senso ultimamente stanno dando le case, ben vengano, però bisogna prendere un po' di informazioni, sennò si creano grossi problemi nei condomini, come in questo caso nel mio condominio, che anche lì abbiamo scritto, perché ci sono due inquiline che purtroppo non rispettano le regole condominiali, quello che un cittadino dovrebbe fare, rispettare le regole, un minimo. E ecco qua.
Il quartiere Cospea, lungo la strada Flaminia, quasi a ridosso dell'ex stabilimento Montedison, è il primo massiccio intervento di edilizia economica e popolare realizzato dopo l'approvazione della legge sulla casa del 1971. Si può dire che in esso abbiano trovato una prima applicazione i nuovi criteri introdotti da quella legge. Il carattere misto dell'intervento tende a garantire un'integrazione fra realtà sociali e culturali diverse. Dopo il primo intervento, case a schiera, palazzine in pietra sponga, una torre a corpi sfalsati, il resto del quartiere è stato realizzato dopo il 1974. A caratterizzare ancora oggi il quartiere c'è il grande centro commerciale, la parrocchia di San Giuseppe Lavoratore con l'annesso oratorio, in sede nazionale della Fondazione Aiutiamoli a Vivere, il centro sociale Ferriera. Fino a qualche anno fa Cospea era considerato il classico quartiere dormitorio, oggi invece è un quartiere in crescita dove spesso vengono organizzati spettacoli anche di livello. Ma il quartiere Cospea non è solo degrado, non è solo criticità. C'è anche un luogo importante, fondamentale, la Fondazione Aiutiamoli a Vivere, che è proprio di rimpetto alla parrocchia, dove si costruisce qualcosa, soprattutto per i giovani. La cosa più importante, a mio avviso, una delle cose più importanti è stata la realizzazione dell'oratorio. L'oratorio con un annesso campetto da calcio, dove tutti i pomeriggi i ragazzi del quartiere giocano, si divertono e soprattutto si aggregano. Siamo andati a domandare a Fabrizio Pacifici, che è il presidente della Fondazione Aiutiamoli a Vivere e soprattutto è un ragazzo di Cospea, uno cresciuto qua. Presidente, ma quanto è importante il campetto? Quanto è importante il campetto lo stai raccontando, hai capito perfettamente che quando venimo noi ad abitare qui era realmente un quartiere dormitorio, avevamo soltanto dove andare a dormire e gli spazi di aggregazione non erano stati neanche immaginati. Nel momento in cui abbiamo costruito la sede della Fondazione di Diavolo a Vivere insieme a Padre Massimo Massimi, al tempo il parroco di questa chiesa di San Giuseppe Lavoratori, decidemmo di costruire anche un oratorio, non soltanto la sede nazionale della Fondazione, dove sperimentiamo e organizziamo l'accoglienza dei bambini e dove facciamo cooperazione internazionale. Ma avevamo bisogno anche degli spazi di aggregazione, quindi abbiamo pensato a un oratorio, abbiamo pensato a uno spazio dove giocare a calcio, dove potersi ritrovare in pomeriggi per dare sfogo e libertà alle proprie azioni e contemporaneamente vivere una vita sociale insieme agli altri. Tutti i pomeriggi, Fabrizio, passando di qua si vede il campetto pieno, mancano i campetti. I ragazzi spesso sono chiusi in casa, sono chiusi a giocare con la PlayStation. Ti dico di più Alberto, perché non solo mancano, ma ci sono degli spazi abbandonati, per cui la venuta a mancare di Alessandro, il ragazzo che noi abbiamo ancora nelle nostre menti, nei nostri cuori, ha fatto sì che molti di loro... Espressione, permettimi Fabrizio, proprio del disagio che si respira ancora a Cospea. E i ragazzi, i suoi amici hanno deciso di andare a realizzare un intervento di recupero di questo spazio che tra l'altro sta a 200 metri da qui. Poi andremo a vedere. Che è totalmente abbandonato e che stanno ancora aspettando una risposta da parte della nostra amministrazione. Abbiamo detto dell'oratorio, abbiamo detto del campetto, fondamentale per aggregare. Il problema è questo, mettere insieme i ragazzi. E allora la Fondazione Aiutiamoli a Vivere si è inventata anche un'agenzia per il lavoro, un'agenzia dove cerca di orientare i ragazzi, ma anche di formare. Il referente della Fondazione per l'Agenzia Lavoro è la dottoressa Cristiana Romani. Cristiana, in che cosa consiste? Cosa dire ai ragazzi che vengono a bussare alla Fondazione? Quello che facciamo è cerchiamo di sostenerli, di sostenere e di inquadrare anche la persona, perché un disagio proprio attuale dei ragazzi, ma anche dei meno giovani, diciamo così, è proprio la ricerca del lavoro. È uno degli elementi che porta proprio il disagio a un quartiere.
cosa facciamo? Cerchiamo attraverso il dialogo, attraverso la nostra rete strutturata, quella della situazione che diamo da vivere, di creare per loro un percorso personalizzato di inserimento lavorativo, reinserimento, formazione, nuove opportunità che comunque lo aiutino una persona proprio a rimettersi in gioco, a inserirsi in un tessuto sociale attraverso proprio il lavoro. Senti, ma sono molti i ragazzi, dicevo, che vengono da voi a bussare? Tantissimi. Noi abbiamo questa convenzione insieme alla Ecotech di Perugia con il centro dell'impiego e l'APAL. E sono tantissimi i giovani e anche i meno giovani, uomini, donne, che vengono a bussare. Già venivano a bussare prima, attualmente ancora di più. Però possiamo sostenerli in modo differente, adesso possiamo aiutarli e... In maniera concreta. Assolutamente sì. Dicevamo, Cristiana, con il Presidente, quindi la Fondazione Aiutiamoli a Vivere non è solo accoglienza, ma è anche impegno nel sociale. È impegno nel sociale e impegno nel sociale nel nostro territorio, partendo dal quartiere per arrivare alla città, perché è importante proprio l'azione locale anche. La povertà non è soltanto estera, ma è anche nel nostro vicino di casa, per il quale magari spesso neanche ci accorgiamo della reale situazione, ma spesso il disagio ce lo viviamo proprio la porta accanto. E noi siamo sempre aperti, la nostra porta è sempre aperta. Grazie Cristiana. Insomma, anche cose belle a Cospea, giovani impegnati. Addirittura sempre all'interno della fondazione c'è il servizio civile digitale a disposizione di quelli più grandi, anche degli anziani. Federico, tu ormai sei un veterano, cosa fate? Sì, allora noi abbiamo avviato questo sportello di assistenza digitale dove fondamentalmente forniamo una serie di assistenze. Tipo? Di assistenza digitale, proprio ad esempio diamo una mano nelle operazioni, nella creazione dello SPID, nella creazione per quanto riguarda nell'assistenza digitale dei servizi della pubblica amministrazione, ma anche dei aiuti molto più semplici relativamente al digitale per la per l'utilizzo di smartphone. Siete a disposizione? Siamo a disposizione della popolazione, principalmente degli anziani, ma anche soprattutto del quartiere, ma sappiamo anche del centro. Assolutamente, lo aiutiamo. Di anziani e di anche persone che hanno difficoltà con la lingua italiana. Benissimo. Tra di voi c'è anche una bellissima ragazza, c'è Sara che era un po' restia a venire a parlare con noi. Sara, che esperienza è questo servizio civile? Allora, è un'esperienza molto vasta perché noi abbiamo iniziato da maggio e finiremo a maggio, quindi è stato un anno appunto completo dove abbiamo svolto attività sia di aiuto umanitario che per esempio abbiamo caricato dei tir, abbiamo aiutato quindi la comunità bielorussa, poi cerchiamo di aiutare anche comunque sul territorio sia ternano che dove ci vengono richieste gli aiuti. Certo, Sara, ti sei sentita quindi gratificata da questo lavoro, da questa mansione? Sì, è un lavoro che comunque aiuta anche a crescere, a sviluppare la personalità, sì, di futuro, a formarsi. Senti, ma non siamo solo tutta gente locale, siamo anche internazionali, perché a fare il servizio civile abbiamo anche Iulo. Io ho esperienza qui al servizio civile, tu aiutare l'organizzazione. Tutti aiuto qui tutti ucraini. Ucraini? Organizzare. Aiuto il servizio qui. Aiuto il servizio. Giulio, una cosa importante, come ti hanno accolto qui il quartiere? Ti senti gratificato, ti senti tranquillo, sei contento oppure sei stato così? Stato qui bene. Bene. Molto bene qui. Io ho molto esperienza sempre giovane. Quanti anni hai, Julius? Io 27. Sei nigeriano? Sì, 27. Senti, ti abbiamo visto giocare a pallone, sei portiere? No. No, attaccato. Sì, io attacco. Lui attacca e suoni anche la chitarra. Io canto musica,
Io giocare piano, io esperienza gioca, calcio, io esperienza cantare musica. Benissimo, grazie Julius, quando dobbiamo fare la partitina ti chiamiamo e farai l'attaccante. Sì, grazie di tutto. San Giovanni Cospea, abbiamo parlato di disagi, abbiamo parlato di criticità, ma c'è anche qualcosa che funziona e che funziona alla grande. Mi sto riferendo al centro sociale Ferriera, un centro che addirittura ha 300 iscritti, siamo lì, quindi gente impegnata, ma una cosa va assolutamente premessa. Al centro sociale Ferriera non si viene solo a chiacchierare di pallone, di ternana, a fare la partita a carte, a fare solo ricreazione, ci sono tante altre attività. Noi siamo andati ad intervistare il presidente Attilio Piersanti, è lui che ci ha raccontato che cosa si fa davvero al centro sociale La Ferriera. Attilio Piersanti è in carica da un anno e mezzo. Piersanti, abbiamo detto che è un centro che funziona. Quanti siete e cosa fate? Buongiorno, quanti siamo? Siamo circa 300, ma puntiamo molto in alto, nel senso che comunque il centro sociale adesso sta lavorando abbastanza bene. L'ho rilevato da una situazione che già era ben avanzata con i precedenti, che ci sono stati. Attualmente non è solo il gioco, non è solamente aggregazione e leggere il giornale. Noi puntiamo in alto, puntiamo ad avere anche la possibilità di portare giovani e soprattutto famiglie al centro sociale. Come? Allora, con i giovani stiamo facendo il dopo scuola, perché all'interno del nostro centro sociale ci sono due grosse realtà, teatrali tra parentesi, e da una di queste nasce l'idea del dopo scuola. E integrazione soprattutto con le popolazioni che ci sono qui intorno, che sono principalmente fatte da persone che vengono da lontano. Inoltre parlo di teatro perché stiamo facendo teatro e coinvolgendo anche gli anziani. Come dicevo, non è solamente un centro sociale per anziani, ma vorremmo che diventasse un centro sociale, una comunità per tutti. Quindi Attilio, davvero, davvero mi sembra di capire obiettivi importanti, traguardi da raggiungere. Sì, traguardi da raggiungere non è facile, perché comunque abbiamo anche delle difficoltà, soprattutto con i tempi che corrono, anche a livello economico, perché comunque dobbiamo pagarci tutto. La semplice tessera non basta, allora tante volte ricorriamo a delle manifestazioni, no? Che ci comportano anche una possibile introito per poter mantenere questa struttura. Questa è una struttura che comunque sta con un patto di collaborazione con il Comune, noi la gestiamo da un punto di manutenzione, di pagare tutte le rette che ci sono per quanto riguarda i consumi, e inoltre comunque controlliamo il verde. Abbiamo delle realtà che abbiamo sviluppato in questo periodo, che sono, come vedete, se potete inquadrarlo, che è il nostro fiore all'occhiello, la nostra panchina per disabili o per persone che comunque hanno questa necessità. È la prima che nel circuito ternano esiste, e l'abbiamo fatta perché purtroppo anche in questi quartieri ci sono dei disabili che hanno bisogno anche di fare agglomerato con le altre. E poi Attilio, davvero una piazza meravigliosa, una piazza dove si possono organizzare eventi e dove voi spesso avete organizzato qualcosa di importante. Allora, questa è una piazza molto importante, entra dentro il patto di collaborazione perché comunque è comunale, anche se la condividiamo con il village, il centro village di Cospea. Abbiamo trovato anche un accordo, ci chiedono parecchie persone, parecchi enti, di fare delle cose, noi abbiamo la priorità, però non è che è di nostra proprietà. La sfruttiamo, e fatemi passare il termine, perché comunque ci dà anche lustro per il centro sociale e comunque richiama per i due quartieri, no, un punto di riferimento molto molto importante. Abbiamo fatto degli eventi anche di carattere sportivo, tra parentesi il 12 credo che sia domenica,
c'è un evento fatto dalla Mirage, che è un'altra associazione, partiranno qui dei podisti e faranno un loro percorso. Per cui è un qualcosa che dà lustro sia al centro sociale, ma soprattutto dà potenzialità ai due quartieri. Ci stiamo muovendo da questo punto di vista, è molto importante, insomma. Grazie Presidente. Insomma, davvero un centro sociale che viaggia alla grande. Siamo andati ad ascoltare uno dei consiglieri storici, Giampiero Forzi. Sì, io diciamo sono uno che frequenta il centro sociale da diversi anni e mi sono subito integrato. Ho partecipato alle elezioni come consigliere per essere eletto consigliere, sono stato eletto perché credo di riscuotere la fiducia dei soci. E quindi sono stato eletto consigliere e mi è stata data la carica dell'organizzazione, diciamo così. Io praticamente mi occupo di tutte le attività che si svolgono all'interno del centro. Coordino, per quello che mi è possibile, aiutato anche da altri consiglieri. Organizzo, dispongo la chiusura e l'apertura della sala polivalente. E quindi diciamo è interessante e questo mi rende anche abbastanza attivo, che è la cosa che io cercavo maggiormente, insomma. Oltre ad essere appassionato di volontariato, cercavo di rendermi attivo dopo la pensione, quindi ho trovato nel centro sociale Ferriere il modo di rimanere attivo. Ecco. Grazie, ma non sono solo uomini al centro sociale La Ferriera, ci sono anche le donne. Noi siamo andati ad ascoltare Lorella Antonini, che addirittura è la segretaria del centro. Lorella, tante attività, tu sei impegnata anche nel teatro, ma c'è una cucina, ci sono mille cose. Raccontaci cosa fate. Diciamo che sì, che io sono qui all'interno come un'associazione di volontariato che si chiama Associazione La Perla, quindi facciamo come attività dopo scuola e il teatro. E in più certo c'è una cucina dove c'è una responsabile, quindi con cene e ballo molto spesso facciamo, poi tante altre attività. Abbiamo tantissimi iscritti e questo è quanto. Quindi tanta attività, tanto impegno, tante soddisfazioni, ma sicuramente anche tante cose da fare. Sì, veramente tante, impegnative ma anche molto gratificante, anche perché stare a contatto con i bambini è veramente una grandissima soddisfazione, veramente bella, ci porta un amore grande nei confronti loro, anche perché ci sono bambini che hanno tanto bisogno. Ato Sconti è sicuramente il presidente storico, lo possiamo dire, per tanti anni, una decina, penso sei stato tu il presidente. Un centro sociale che è in evoluzione, sempre in crescita, Ados. Un aneddoto, una storia, un fiore all'occhiello. Un fiore all'occhiello. Diciamo, questo centro sociale è nato nel 1997 dal pensiero di alcune, diciamo, figure storiche della città. Diciamo, Alvaro Valzendi, che è oggi quasi un centenario, il buono comunale Todobia. Queste persone qui che erano vendicondi, tutti iscritti alla sezione proietti del Partito Comunista Italiano a San Giovanni, hanno assieme ad altri 10 persone hanno messo su in piedi la formazione di questo centro sociale. Pertanto dal 1997 è cominciata questa storia che oggi siamo nel 2023, vendicondi dopo 26 anni ancora in piedi. Dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale che si sono succedute subito dopo quello lì, perché hanno costruito qui il CESVOL, dove da via Salemi, che erano 3 stanzette ristrette, siamo passati a un edificio di queste cose qui che condividiamo assieme al CESVOL, che è chiamato Palazzo Polis Vendicondi. Questa è Vendicondi, la storia. Da poche centinaia di persone che eravamo, abbiamo raggiunto pure 600 iscritti e poi dopo con la pandemia ci ha fatto calare, perché in Vendicondi alcuni soci sono pure deceduti, fino a quando adesso stiamo riprendendo, già siamo a 350 iscritti e Vendicondi è un centro sociale in crescita e stiamo agli inizi di marzo. Ecco. Grazie Ados.
Marcello Giovannetti, abbiamo detto lei è il presidente, tante proteste, tanti momenti in cui vi siete davvero arrabbiati, ma le cose stanno sempre lì da anni. Esatto, noi non solo che abbiamo costituito questo comitato di quartiere perché anche per dare una mano, per cercare di partecipare con l'amministrazione, la prima commissione ci aveva chiesto anche di fare delle relazioni sullo stato attuale e sullo stato della prima convenzione che era stata fatta, i lavori che erano stati o completati o da completare. Il problema è che da 16 anni che deve essere fatto questo sottopasso, il progetto praticamente è del 2006, cioè della prima convenzione, e questo sottopasso, che per noi è vitale, perché qui parliamo di sicurezza, non è stato fatto. Adesso sembra che ci sia un nuovo progetto che riguarda la variazione che c'è stata, ma che per noi in realtà continua ad essere un problema la sicurezza. Giovannetti, lei parla di sicurezza, certo che sì, in poche parole, quando il passaggio a livello è chiuso neanche c'è l'accesso per l'ambulanza, anche perché mi sembra di aver capito che non c'è un'alternativa. Assolutamente ha ragione, il treno e quindi consecutivamente il passaggiello chiude per oltre 30 volte al giorno, 30 volte, e per 30 volte naturalmente c'è un rischio grosso, dove l'ambulanza, mezzi di soccorso, vigili del fuoco, polizia, carabinieri, auto medica, che un giorno passaggio livello chiuso, a sere spiegate, è andata a cercare un'altra via di accesso che non c'è. Inoltre, voglio dire, passaggio livello chiuso chiaramente impedisce accesso ai mezzi di primo soccorso, vitali per chi ha un problema. Quindi chi sta aspettando i soccorsi è come se sta giocando con la roulette russa, perché arrivano o non arrivano. Ma l'altro aspetto che noi abbiamo denunciato e che stiamo chiedendo è di mettere in sicurezza la strada di Cospea, che non corrisponde più ai minimi metri oppure larghezza per poter chiamare strada. Strada, ma neanche illuminazione ci sembra di capire che ci sia. Quando è notte è buio totale. Assolutamente sì, è buio totale, specialmente nella seconda parte dopo il passaggio a livello. Non c'è una lampadina e non ci sono i marciapiedi, quindi qui è completamente fuori legge. Non è una strada a norma. Noi chiediamo con forza di mettere a norma questa strada per dare la possibilità, almeno a passaggio a livello aperto, che passino i mezzi di soccorso. Giovannetti, mi sembra che avete in cantiere, comunque non vi fermate, avete delle mosse importanti. Allora, abbiamo convocato come direttivo un'assemblea per il giorno 16, dove proporremo naturalmente come comitato, come direzione di comitato, un esposto alla magistratura. Dove la farete questa assemblea? La facciamo qui al circolo, al centro sociale. La Ferriera. Grazie Presidente. Prego, grazie a voi. Davvero una situazione incresciosa, ha raccontato bene il Presidente le difficoltà, passaggio a livello chiuso non si passa neanche se c'è bisogno di un'ambulanza, anche perché non c'è un'alternativa. Signor Sabatini è uno del comitato di quartiere, sì. È un residente, davvero una situazione che mette paura. Io dal 2010 abito qui e da molti anni, che ormai sono 12 anni, che varie promesse che veniva fatto sottopassaggio alla parte di sopra di San Valentino e poi dopo è stato un cambiamento in questi ultimi anni nel fare il passaggio qui nella parte bassa di Cospea 2, e ci sono 200 metri di strada e sono proprio una strada piccola, stretta, e questo passaggio a livello da... per tutte le famiglie residenti dà un molto disagio, perché chiude molte volte. E... 30 volte al giorno, si diceva il Presidente. Sì, e crea molti disagi che comunque sia fa le file e tutto quanto. Una situazione che messa insieme davvero diventa pericolosa. Il Presidente ci ha parlato della strada dissestata, ci ha parlato dell'illuminazione che non c'è, ma voi come fate che risiedete proprio qua a vivere una situazione così? Dopo tutto questo tempo c'è stata una situazione che noi speravamo che veniva effettuato un sottopassaggio, però non è stato mai fatto e non è... Però adesso ci sarà un'assemblea, siete in tanti, uniti si vince, siete intenzionati
come diceva Giovannetti, ad andare fino in fondo. Questa volta non vi fermate, anche perché si ripetono, mi diceva il Presidente, sempre delle situazioni difficili. Sì, perché questa è l'unica strada principale, perché l'altra strada è una strada piccolina, è un ponticello che ha un senso unico, quindi questa è l'unica strada principale del quartiere e non è fattibile un quartiere grande come questo di Cospedale 2, siamo in queste condizioni con un passaggio a livello che ci dà disagi e via di seguito. Un passaggio a livello pericoloso e un sottopasso richiesto da 16 anni che invece tarda ancora ad essere messo a punto. Grazie.